Io ti devo dire grazie Giulia perché hai messo tanta voce, io oggi ne ho poca, insomma, quindi ho questa cosa che sono giorni in cui giro l'Italia per salutare il popolo e la famiglia che mette radici in tutta Italia. Cerco di raccontare anche alcune cose nella mia trasmissione mattutina che si chiama Stampa e Vangelo, in cui provo a tratteggiare quelli che sono gli impegni da avere ogni giorno alla luce anche della lettura della parola. E quindi oggi avrete l'occasione, credo dopo 600 tappe di tour italiano, di avere un Adinolfi chansonnier romantico proprio, cioè con la voce bassa bassa. Io sono noto perché, anzi me lo rimproverano anche, perché sono uno che sono troppo duro, dicono, troppo violento alcune volte, no? E poi ci sono altre aggettivazioni. E oggi invece potrò dare, diciamo così, attenzione alla mia vena più delicata, diciamo così. E il primo passaggio è la bellezza. Io sono davvero incredulo, ma non solo per la bellezza del luogo in cui mi avete accolto, perché questa Piazza del Popolo è davvero stupefacente, e questo Palazzo dei Capitani, ma la bellezza di voi, che siete arrivati stasera, e oggettivamente c'erano molte cose migliori da fare che stare a sentire il ciccione che arriva da Roma, insomma, per cui vi ringrazio davvero, ringrazio in particolare coloro che sono in piedi, ed è un massaggio alle corde vocali, al cuore. Oggi dicevo al mio amico Carlo, che non vedo più, che non so se riuscirò a portare fino in fondo la mia abituale performance, diciamo così, che è quella di una persona che vede affacciarsi il male e preoccupato urla. Il mio non è mai un grido violento, io non ce l'ho con nessuno, io ho terrore che quello che sta avanzando stia avanzando senza che noi ci rendiamo conto di quanto male possa fare alla nostra società e quanto i nostri figli pagheranno le conseguenze del male che si sta facendo silenziosamente in questi anni. E poiché è un male che viene commesso attraverso uno strumento coercitivo, che è la legge, la novità rispetto ai decenni precedenti è che tutto questo avviene a norma di legge. Noi siamo reduci da un dibattito letteralmente surreale. Nelle ultime settimane di vita del Parlamento italiano, in un paese che ha il più alto tasso di denatalità del mondo, in un paese che ha il più alto tasso di disoccupazione giovanile del mondo, in un paese che ha l'incidenza della criminalità organizzata sul proprio tessuto sociale più alto del mondo, un paese che ha 5 milioni di poveri in termini di povertà assoluta, un paese che ha 1.282.000 famiglie che non arrivano a fine mese, ebbene il Parlamento della Repubblica Italiana ha pensato che l'urgenza assoluta per questo paese fosse approvare una legge che si chiama ipocritamente del fine vita. Ed è nient'altro che una legge sulla morte. E vi siete chiesti: ma perché? Perché davanti a tutte altre emergenze che sono evidenti davanti ai nostri occhi, che sono emergenze reali della vita vera delle persone, ci si è concentrati a costruire una norma che prevede la morte per fame e per sete? Il cosiddetto testamento biologico non ha altra forma per arrivare alla morte, alla famosa fine vita del malato terminale, se non quello della sospensione dell'idratazione e della nutrizione. Ecco, io ho pensato davvero che quello fosse l'elemento che faceva scattare il definitivo allarme. Dopo una legislatura tutta concentrata a varare norme contro la vita e contro la famiglia. Arrivo ad Ascoli oggi con
con il governo che ha presentato sommessamente, senza farlo sapere a nessuno, il rapporto sul numero di aborti che vengono fatti in Italia nel 2016. Ha cantato vittoria il ministro perché c'è una diminuzione del 3% del numero di aborti chirurgici. Nella stessa relazione c'è scritto che le pillole abortive dei 5 giorni dopo sono decuplicate in consumo. Vuol dire che a fronte di una diminuzione del 3% di aborti hai avuto un aumento di consumo della pillola dei 5 giorni dopo del 1000%. Io metto insieme questi dati, o capiamo o moriamo a questo tipo di ambizione. Non fa prediche questo libro, non ho i titoli, non sono proprio in grado, per quello che ha detto anche Giulia, insomma, perché non ho un curriculum, un pedigree specchiato da potervi fare il Savonarola, e non lo farò, ma vi darò dei dati che non conoscete. E o capiamo o moriamo ha una caratteristica, come ha avuto come caratteristica anche il libro precedente, che è Voglio la mamma. Maria Di Nolfi è stato pesantemente contestato, duramente, in ogni occasione. Se andate su internet trovate scritto di tutto, anche sul tema dell'eutanasia. Ho appena vinto ieri per il settimanale L'Espresso il premio per la peggior frase dell'anno, secondo loro, che io rivendico totalmente, e più avanti ne parleremo. Ma su tutte queste aggettivazioni, tutte queste contestazioni, mai una volta è stato scritto o detto che una pagina o un dato dei miei libri fosse falso. Mai nessuno ha osato contestare ciò che ho scritto. E poiché ciò che ho scritto è assolutamente vero, hanno dovuto provare ad attaccare la dimensione personale. E sfido chiunque a stare sotto la lente d'ingrandimento dalla mattina alla sera per tutta la vita e non a fare mai qualcosa di sbagliato. La faccio ogni giorno, evidentemente. Ma quello che è scritto in questi libri non è stato mai contestato da nessuno, mai una cifra, mai un numero, mai una pagina. È tutto totalmente vero. Così come avete ascoltato ora, e solo qui lo ascolterete, il dato sul rapporto abortivo, sul meno 3% degli aborti chirurgici, più 1000% del consumo di L1, Norlevo, delle pillole. Pensate un po', io sono devastato oggi dal punto di vista della salute, e infatti a fine serata cercherò un medico che mi fa una prescrizione per un antibiotico. E ho bisogno di quel medico, perché senza quel medico io l'antibiotico in farmacia non posso andarlo a prendere. Ebbene, L1, Norlevo, la pillola abortiva dei 5 giorni dopo, chiunque può andarla a prendere senza prescrizione medica. Per una decisione del marzo 2015 di questa legislatura, di questo governo, anzi il governo precedente, in rapporto con l'AIFA, che ha trasformato il consumo di quelle pillole da un consumo che era di 13.000 scatole a un consumo che è diventato di 600.000 scatole. Noi oggi racconteremo anche cosa c'è al fondo di tutto questo. E ricordatevi, al fondo di tutto questo, di tutto questo male che viene perpetrato, c'è un solo Dio, che è Mammona, è il denaro. C'è solo una montagna di denaro che viene raccontata come opzione di libertà. Perché tu dici alla ragazzina, sì, ma fai sesso come ti pare, poi tanto c'è la pillola dei 5 giorni dopo e risolvi tutto. E tu costruisci così una cultura del corpo, della sessualità, del rispetto di se stessa, dell'idea di famiglia, che è completamente devastata nell'immaginario dei nostri adolescenti. Mi hanno contestato perché propongo come Popolo della Famiglia il blocco dei siti della pornografia in Italia. Allora, l'immaginario di un ragazzo di 10 anni, perché l'accesso via internet a questi siti, non essendo in alcun modo schermato, avviene purtroppo, secondo tutti gli studi,
tra i 10 e gli 11 anni. E se tu tra i 10 e gli 11 anni l'accesso all'idea di sessualità ce l'hai attraverso la performance sessuale di due attori pornografici, voi capite che devastazione c'è nell'equilibrio psichico di un preadolescente? Allora si possono fare tutte le battute che volete sulla proposta del Popolo della Famiglia di bloccare i siti pornografici o almeno obbligare alla registrazione obbligatoria, così almeno devi avere il nome e il cognome, come si fa sui siti di gioco online, per esempio. Ma ovviamente c'è una montagna di denaro che gira attorno a questi siti, che sono liberi perché sono strapagati da centinaia di miliardi di dollari, ripeto, centinaia di miliardi di dollari di pubblicità in tutto il mondo. E allora se tu sei qui a dire guardate che io devo difendere mio figlio, mia figlia, hanno 10, hanno 11 anni, non possono costruire il loro immaginario sessuale attorno a quelle immagini. E loro ti dicono sei bigotto, sei retrogrado, sei un coglione, scusate. E io devo rispondere con nettezza che questa è una battaglia di popolo. E sarà una battaglia di popolo quella che dice attenti all'irruzione dell'irrazionale nella nostra società. Ciò che stanno costruendo con le nuove normative che avete visto anche sulla famiglia, sulla vita, come abbiamo detto, è nient'altro che l'irruzione di qualcosa di irrazionale, di totalmente folle. Questo libro si chiama O capiamo o moriamo, per via di un editoriale che ho scritto sul piccolo quotidiano che dirigo, che si chiama La Croce. È un piccolo quotidiano digitale che però fa tanta elaborazione tutti i giorni, in particolare di cultura cattolica, di cultura del cattolicesimo politico. E la sua vita è cominciata 3 anni fa, cominciata subito dopo la strage di Charlie Hebdo. Noi li richiamammo immediatamente, guardate, la soluzione l'ha indicata Papa Benedetto XVI profeticamente col discorso di Ratisbona. Andate a rileggere quello che diceva il Papa, esecrato anche lui, al discorso di Ratisbona, anticipando tutto quello che sarebbe accaduto. Pochi mesi dopo, alla fine dello stesso anno, era il 13 novembre, la Francia viene attraversata dall'attacco più pesante nei confronti dei civili che sia mai accaduto, compreso il tempo della Seconda Guerra Mondiale in cui Parigi era occupata dai nazisti. In una sola sera muoiono 130 persone, 328 sono i feriti per gli attacchi allo Stade de France, alle brasserie francesi e soprattutto a una sala da concerti nota come Bataclan. In quella sala da concerti muoiono oltre 90 ragazzi. La mattina dopo compare un pianoforte nero davanti alla sala da concerti. A quel pianoforte siede un uomo, sicuramente animato da buone intenzioni, che intona l'inno di quella giornata. L'inno di quella giornata sarà Imagine. È una canzone che dice immagina che non ci sia il paradiso. E ora, francamente, pensare che sono appena morti dei ragazzi, appena morte 130 persone, 328 sono in gravissime condizioni e che tu hai come idea quella di andare a cantare speriamo che non ci sia il paradiso, quando l'unica cosa che dovresti sperare davvero è che loro siano stati accolti dal seno misericordioso di Maria. E io davvero questo l'ho trovato inconcepibile, totalmente irrazionale, il virus della follia. Era tutto il contrario quello che avremmo dovuto dire. Sapete anche perché? Perché quelli che sono andati ad ammazzare i ragazzi del Bataclan, tutti, dal primo all'ultimo, sono andati ad ammazzare sapendo di morire, volendo morire, cercando la morte, come dicono loro, da martiri, per andare nel loro paradiso. La follia aveva fatto questo, aveva costruito il male, ma dal loro orizzonte era questo qui. Io mi sono chiesto allora a quel punto, come potremmo mai fronteggiare l'offensiva di persone che hanno quel livello di motivazione se noi non sappiamo più neanche per che cosa stiamo tenendo in piedi la nostra società? Quali sono i valori di riferimento? Per che cosa ci stiamo battendo?
Perché siamo noi contro loro? Perché loro sono il male e noi saremmo il bene? Per il diritto ad avere il nuovo modello di iPhone? O il diritto all'apericena? Che siamo questo ormai? Visto che se io ho provato a dire, l'ho detto in tante trasmissioni, guardate che qui il tema è solo di natura culturale e religiosa. Il tema è questo, loro vogliono ammazzare i cristiani e noi ci vergogniamo di dirci cristiani. Noi abbiamo cominciato a fare delle canzoni di Natale dicendo invece di Gesù, Perù. Ma vi rendete conto, l'ho preso dai giornali, non ho inventato, eh? Alle canzoni di questo Natale, nelle scuole dove cantano i nostri bambini, invece di Gesù, Perù, invece di dire feste natalizie, la grande festa dell'inverno. Sono stato in televisione più volte a litigare con quel grande intellettuale italiano che si chiama Alessandro Cecchi Paone. Vabbè. Che tocca fa per campasse, dice insomma. E sempre a sentirmi dire no, perché la scuola è laica, lo Stato è laico. Amici, la scuola sarà laica, lo Stato sarà laico. Ma laico non significa ateo, noi siamo i figli di una grande storia, questo luogo ve lo racconta, quella piazza ve lo racconta, tutta la nostra bellezza dice di chi siamo figli. E allora dobbiamo essere degni di tanta bellezza, degni di tanta radice, e perdonatemi se dalla parola radice mi viene un'opzione radicale di amore per la vita e di accompagnamento alla fatica del più debole. Non sarò mai un figlio, come racconto purtroppo che avviene in certi paesi dove da anni è arrivata la legge sull'eutanasia, che prende ferma le braccia della madre o del padre affinché gli venga fatta la siringa di pentobarbital che lo manda all'altro mondo. Non sarò mai quel figlio. Ho attraversato la malattia lunga e faticosa di mio padre per avere poi l'onore negli ultimi giorni di averlo tra le mie braccia e negli ultimi minuti di vederlo spirare con me, lì accanto a me, perché il suo dolore, la sua fatica, il suo saper affrontare la malattia con dignità era esempio e forza e dunque immagine del mio futuro e della nostra grandezza. Noi questo siamo. Siamo figli di un'altra cultura, di un'altra storia. Non dobbiamo farci raccontare che arriva dall'Olanda, dalla Gran Bretagna, quella ideologia genderista piuttosto che l'ideologia delle famiglie al posto della famiglia, l'ideologia dell'eutanasia, la cultura della morte, l'idea che i bambini down debbano essere soppressi uno dopo l'altro in un genocidio continuo. In Islanda non nasce più uno da 5 anni, in Danimarca ne sono nati 2 su 1.800 concepiti, un genocidio di stampo nazista, sì, o quella violenza terribile che è il suicidio assistito. Signori, se noi vedessimo anche il nostro peggior nemico, anche il nostro peggior nemico, affacciarsi da un loggione di questi e cercare di buttarsi giù, il nostro istinto, perché è cultura, è quello di fermarlo, di fare qualsiasi cosa affinché non faccia l'insano gesto. Qui hanno costruito una cultura invece in cui bisogna dire che non voglio ostacolare il tuo diritto all'autodeterminazione, anzi te do pure una spintarella. La cultura di Marco Cappato che l'accompagna in Svizzera, che gli dà... Ma io ho trovato incredibile tutta questa vicenda di propaganda alla morte. Esistono i malati, certo, esiste la sofferenza, certo, esiste il dolore, certo, esistono i malati inguaribili. Mio papà era un malato inguaribile, ma inguaribile non vuol dire incurabile. Si può curare, si deve curare, la cura è il nostro elemento di amore e dignità nei confronti del fratello sofferente. Senza accanimenti terapeutici, senza follie tecnologiche, non serve ovviamente stare neanche a dirlo questo, è dentro pienamente al Magistero della Chiesa, a tutto ciò che noi anche istintivamente e umanamente pensiamo. Ma sistematicamente immaginare una società che sopprime i soggetti più deboli
alla nascita come nella fase terminale della sua vita, sappiate che piano piano questi confini si stringono e la fase terminale diventa quella in cui non è più la malattia, in cui sei con un dolore infinito. Adesso in Olanda, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, lo dico i dati di questo libro, ogni anno vengono soppresse 20.000 persone. Il 4,9% dei morti in Olanda sono morti per eutanasia, vuol dire soppressi da un medico che gli fa un'iniezione di pentobarbital, che è un medicamento che serve a uccidere i cavalli. Il pentobarbital è una sintesi chimica inventata per ammazzare i cavalli, tant'è che non lo puoi somministrare all'uomo senza dargli prima un antiemetico, cioè qualcosa che non lo faccia vomitare, altrimenti il pentobarbital lo darebbe via. Sapete quanto costa il principio attivo contenuto in una fiala di pentobarbital? Costa 13 euro. In Svizzera le cliniche Exit, Dignitas, faccio i nomi e i cognomi, sapete, io non sono uno che si tira indietro, lo vendono a 15.000 euro. Lo chiamano clinica, la clinica Exit, la clinica Dignitas, non sono cliniche. Sono appartamentini a cui accanto alla cucina c'è un lettino, ti fanno la somministrazione, tu te la butti giù e poi esci in un sacco nero come i rifiuti. Io ho scritto per meritarmi il premio della peggiore frase dell'anno dell'Espresso che almeno Hitler li uccideva gratis. L'ho scritto provocando perché ho raccontato e ricordo che la prima legge sull'eutanasia è la legge varata dai nazisti. Sono stati i nazisti con l'Action T4 a varare la prima legge sull'eutanasia a uccidere 70.243 disabili e malati mentali nel Reich nel 1939. E lo facevano per un solo motivo, perché quei disabili costavano. E ci ha notato con chiarezza, perché i nazisti erano, come dire, precisi, che ogni disabile soppresso garantiva un risparmio di 3,50 Reichsmark al giorno. E sapete come hanno avviato l'azione di 4? Con una serie di campagne mediatiche, con i film dell'epoca, i giornali dell'epoca, i radiogiornali, in cui si vedevano le famiglie che avevano un figlio magari disabile o deforme implorare il Führer di porre fine alle sofferenze di questo bambino. E il Führer magnanimo concedeva questa grande operazione chiamata Action T4. Cosa c'è di differente? Cosa c'è di differente? Vi costruiscono un meccanismo in testa facendovi pensare che sia libertà. Attraversare la fatica della malattia di mio padre mi ha servito a capire tante cose. Intanto la forza, la bellezza e il dolore estremo della malattia, che non nego. Che è brutto, non raccanterò mai la morte come dolce morte, non è così. È un attraversamento della fatica di vivere nella sua dimensione più estrema. Ho capito anche un'altra cosa. Mio papà è stato curato per anni, il primario che l'ha avuto in cura è stato curato senza alcuna possibilità di guarigione, era una diagnosi infausta, poteva solo morire. Alla fine di questo percorso il primario mi ha detto: tuo papà ci è costato 500.000 euro. Una fiala di pentobarbital al principio attivo che costa 13 euro. Siete pronti a dare a un sistema la possibilità di scegliere se curarvi con 500.000 euro o sopprimervi con 13? Vogliamo scommettere che costruiranno tutte le condizioni affinché i più deboli alla fine si eliminino da sé? E non capite che questo è l'inferno? Questo è l'inferno in terra, descritto perfettamente da George Orwell il 1984, cioè il libro che racconta le vicende del Grande Fratello, che non è una trasmissione di Barbara D'Urso, è una cosa estremamente ben tratteggiata da un grandissimo scrittore anticomunista, antistalinista, che quando infuriava in Europa lo Stalin trionfante nel 1948 diceva: attenzione, quella ideologia lì che dice siete tutti uguali, in realtà ha costruito la fattoria degli animali,
in cui siamo tutti uguali, ma alcuni animali sono più uguali degli altri. È questo il tipo di società verso cui si va. Dei deboli schiantati e un trionfante, arrogante capacità di forza di piccole realtà estremamente danarose. Quando vedete Marco Cappato, Emma Bonino trionfare con i loro libri, con le loro interviste televisive, le paginate sui giornali, ricordatevi sempre che l'ufficio stampa di Marco Cappato è la Havas. La Havas è una società del gruppo Soros, della Open Society Foundation. Voi oggi avete organizzato, Giulia, tutto questo, immagino autotassandovi, cercando risorse. Ecco, la Open Society Foundation dispone di 18 miliardi di dollari appena rifinanziati. 18 miliardi di dollari. Che partita vogliamo combattere? Però allo stesso tempo, guardate un po' che succede. Emma Bonino non riesce neanche a raccogliere le firme per presentare la lista e deve inventare i trucchi. Noi siamo qui con le sale piene e in tutta Italia raccogliamo le firme a decine di migliaia, perché noi siamo popolo e loro sono solo un'elite. E questa è la forza. Noi siamo popolo. Noi siamo popolo. Noi siamo quelli che sommessamente andiamo continuando a spiegare che è sempre inevitabilmente più bella una vita che nasce di una vita soppressa. E nessuno il giorno, insomma, mi è capitato pure a me, no, ti arriva tua moglie e ti dice: Mario, che dice, aspettiamo un embrione? Aspettiamo un feto? Fa il test e dice: aspetta un bambino. È nato praticamente, lì lo attendiamo tutti. Allora questo è ciò che siamo noi, la nostra cultura è questa. Sapete che negli anni 20, fino a tutti gli anni 30, l'Italia aveva il tasso di natalità più alto del mondo, 3,51 figli per donna. Siamo arrivati a 1,27 e siamo diventati il più basso del mondo. Che è successo in 80 anni? Cioè, nell'arco della vita di una persona, poi in foto se ci pensate, la fine degli anni 30, erano 80 anni fa. Che è successo? Che ci è capitato? Veramente ci vogliamo raccontare la favola che siamo diventati più poveri? Allora ve la racconto ancora meglio questa favola. Il libro sta qui per fare questo, per darvi dei numeri incontestabili. Sapete qual è l'anno in cui abbiamo fatto più figli? Il 1946. Ne abbiamo fatti 1.660.000, con rapporti sessuali consumati nel 45. E sapete tutti che anno era il 1945. L'Italia non c'era semplicemente più, era un campo di macerie. Non c'era niente. Io ho un papà che racconta, del 43, raccontava della vita di questa famiglia che per mangiare doveva prendere le bucce dei legumi, perché non c'era nient'altro. Venivamo da una guerra mondiale, venivamo dalla devastazione della guerra civile, ma tornavano a casa i nostri ragazzi. Tornava una idea di futuro, di speranza, di amore, si faceva l'amore e un anno dopo 1.660.000 bambini. Non c'era l'utero in affitto, diciamo, a quei tempi. Nichi Vendola aveva delle difficoltà, diciamo, ecco. 1947 1.600.000, 1948 1.580.000, 1949 più di 1.500.000. In quattro anni di devastazione, in cui non c'era niente, nascono 6 milioni di italiani. Nel 1986 il Fondo Monetario Internazionale dichiara che l'Italia è la quarta potenza economica e industriale del mondo, dopo Stati Uniti, Unione Sovietica, Gran Bretagna. C'era l'Italia costruita da quei 6 milioni di ragazzi che erano diventati quarantenni e avevano innovato questo paese, rendendolo straordinario e bellissimo e moderno e competitivo e capace. Nel 1978 è stata introdotta la legge 194. Sono stati uccisi 6 milioni di bambini da allora a oggi. Paolo Gentiloni, durante la conferenza stampa di fine anno del 28 dicembre, ha dichiarato
non siamo più il fanalino di coda d'Europa. Il Fondo Monetario Internazionale aveva in effetti comunicato che sui 27 paesi dell'Unione Europea l'Italia era 26esima. Capite cosa significa non scommettere sulla vita? Capite cosa significa non avere più speranza? Capite cosa significa non capire che tutto questo sta avvenendo? Che ogni anno il saldo nati morti fa 300.000 persone in meno? Che in 3 anni ne abbiamo persi 1 milione di italiani? Che questo deserto, questo vuoto viene riempito, perché in fisica ogni vuoto viene riempito. E ciò significa la fine di una storia, di una cultura, di una civiltà, di una bellezza che dura da millenni e che ci dovrebbe rendere orgogliosi. Siete orgogliosi della vostra piazza, no? Siete orgogliosi di questo palazzo. Siete orgogliosi perché sapete che qui c'è la storia in ogni mattone. C'è la radice di ciò che siete stati. È possibile siamo diventati così poveri di spirito da non capire che dobbiamo essere all'altezza di tanta bellezza, consumandola in termini fecondi e immaginando il domani di tutto ciò. E invece che si fa? Si investe sulla coppia infeconda, si passano 4 anni a fare leggi per l'unione gay e per la famiglia. E per la famiglia. Ho partecipato a una tragica conferenza nazionale sulla famiglia che si è tenuta 1 mese fa. Tutta una serie di chiacchiere completamente inutili. Laura Boldrini che sale e dice: no, non dovete più dire famiglia, dovete dire famiglie. A Boldrini ormai c'è solo sto gioco qui, no? Sindaco, sindaca, no, famiglia, famiglie. Gli ho risposto con un editoriale sul quotidiano La Croce ricordando all'onorevole Presidente della Camera che la definizione della famiglia non la decide lei, è una definizione della Costituzione Repubblicana, che all'articolo 29 recita: la Repubblica riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. È questa la famiglia, signor Presidente della Camera. Questa è nient'altro. Questa è nient'altro. E non lo dice Maria Dinolfi, non lo dicono i Bigotti, lo dice la Costituzione della Repubblica Italiana. Sommessamente ricordare queste cose, ricordare, viene ormai considerata frase rivoluzionaria, che i figli nascono da una mamma e da un papà, mi hanno crocifisso su questa roba, ho preso 2 processi per omofobia all'interno del Partito Democratico quando stavo lì dentro, perché avevo detto ai figli nascono da mamma e da papà, che mi sembrava un'osservazione abbastanza banale anche, tutto sommato, no? 2 processi, manco uno, mi hanno dovuto assolvere perché poi hanno verificato che in effetti nascono così, insomma, per cui è andata in questa maniera, per cui ho beccato l'assoluzione. Vedete, alla conferenza nazionale sulla famiglia, quello che mi ha intristito di più al di là di queste cose, da Boldrini, robe incredibili, è che eravamo stati presi tutti in giro. Ci hanno detto, no, adesso noi, no, perché investiamo, diciamo, facciamo. Bene, uno ci crede. Alla fine della conferenza arriva quel bellissimo, almeno simpatico uomo, sempre ingrugnito, ma simpatico perché dice la verità, che è il ministro dell'economia, Piercarlo Padoan, che sale e dice, per la famiglia non c'è 1 euro, non c'è niente. Che alla conferenza nazionale della famiglia dirlo ci vuole un po' di coraggio, insomma, no? Per cui, dopodiché vanno in Consiglio dei Ministri 3 giorni dopo, l'Istat fa il rapporto sulla natalità in Italia dove dimostra che abbiamo perso altri 100.000 bambini e il Consiglio dei Ministri fa quell'atto geniale di dimezzare il bonus bebè. Lo stesso giorno, esce la notizia dell'Istat, non so se te lo ricordi, sui giornali, e lo stesso giorno il Consiglio dei Ministri dimezza il bonus bebè. Che uno pensa, vabbè, il bonus bebè in Italia sarà da 5.000 euro, è da 40 euro. Per cui, capito? Allora, uno dice, l'avete capito o no che la denatalità è la tragedia fondamentale di questo paese? E io lì dico, o capiamo o moriamo. Lo capite che è normale che se i bambini non nascono più, questo paese è finito, perché crollano
i pilastri su cui si regge, crolla il welfare, crolla l'istruzione gratuita, crolla la sanità gratuita, non può reggere. E la proposta di portarci milioni di persone dal Niger, dal Ghana, dal Senegal, dalla Nigeria, è una proposta folle, folle, quella dice Tito Boeri, no? Servono 2 milioni di immigrati. Se tu costruisci quel tipo di società, il primo effetto sapete qual è? La dico banalmente, io non sono un razzista in tutta evidenza, cioè sono tutto cristiano, cattolico, e poi ho pure un passaporto straniero in tasca, quindi non potrei proprio esserlo. Ma se tu importi 2 milioni di lavoratori dal Niger e dal Senegal, dalla Nigeria, dal Ghana, dal Mali, il primo impatto che c'è è che essendo manodopera a basso costo, i salari degli italiani si abbattono. Infatti mia figlia che ha 22 anni esce dal percorso universitario, trova solo gli stage a 300 euro, ma è normale. Tu costruisci questa dinamica economica, per forza le condizioni saranno quelle. È una banalità, o capiamo o moriamo. Devi fare proprio tutto il contrario, caro Tito Boeri, non servono 2 milioni di immigrati, servono 2 milioni di figli, come nel 1946, semplicemente questo. E allora noi proponiamo, perché noi non siamo dei cialtroni, noi non diciamo le cose senza dare delle ricette, delle soluzioni possibili. Che bella sta bambina qua, proprio in prima fila, è proprio ispiratrice, poi pure brava, non fa un... è proprio brava. Allora la nostra proposta è questa, noi vogliamo, e ci candidiamo alle prossime elezioni per questo sostanzialmente, che se avremo i voti necessari per essere rappresentati, buttiamolo giusto cosa, non gliela faccio più, avremo i voti, noi al primo Consiglio dei Ministri, invocando ciò che la Costituzione definisce necessità ed urgenza, vareremo un decreto legge, e lo ripeto, un decreto legge, cioè immediatamente operativo, e sarà l'unica condizione per cui noi accetteremo di stare a un tavolo di governo, altrimenti non ci andiamo, affinché venga approvato il reddito di maternità, vitalizio di 1.000 euro al mese alle donne che si dedicano alla famiglia. Questa è la proposta cruciale alle donne che fanno figli, alle donne che decidono di essere protagoniste della vera rivoluzione italiana, della vera rivoluzione italiana. Io attraverso l'Italia non ne posso più di vedere donne che devono lavorare per 400 euro al mese a lavare le scale e arrivare spaccate con la schiena in casa a dover pure avere il sorriso quando metto in piatto in tavola. Non ne posso più di vedere le segretarie che devono stare 12 ore al giorno dall'avvocato, dal notaio, dal dentista per 600 euro al mese. Noi vorremmo varare una vera campagna di liberazione della donna. La donna che vuole lavorare sceglie di lavorare, la donna che vuole fare la mamma fa la mamma con i suoi figli. E lo Stato riconosce che quella funzione è talmente determinante che la compensa con uno stipendio mensile di 1.000 euro. Anzi, la chiameremo indennità, come quella dei parlamentari, una indennità esentasse, esattamente 1.000 euro esentasse, per questo si chiama indennità. Vedo che sei preparato. Sapete una cosa? In questa campagna elettorale vedete proporre tutte le cose, no? Il reddito di cittadinanza, il reddito di dignità, che vuol dire dare soldi a pioggia a tutti, che è una follia. Tu mi metti a dare 1.000 euro, 800 euro a un ragazzo di 22 anni, lo educhi alla nulla facenza, è una follia. Noi dobbiamo scegliere di spendere molto meno, e scegliere proprio le mamme vuol dire spendere molto meno, e poi dare i soldi alla famiglia. Perché? Perché la famiglia poi li rimette nel ciclo produttivo e quindi fa aumentare i consumi, quindi fa ripartire il paese, quindi con quei bambini riparte l'economia per davvero. No, questa ripartenza o ripresa ridicola che cresce dell'1% e si abbatte la disoccupazione che a livello giovanile al 33%, in alcune zone del meridione d'Italia al 50%. Dobbiamo ricostruire un ciclo virtuoso che riporti con la vita, con la natalità, con la donna, con la famiglia al centro, un nuovo vero boom economico italiano sano, valoriale, costruito sul sorriso, che è garantito dal momento in cui nasce un bambino, che è per tutti noi,
credo, il momento in cui diciamo è il momento più bello della mia vita, chi l'ha vissuto sicuramente lo declina così, è persino un cliché. Noi dobbiamo essere capaci di costruire questo, ma dobbiamo farlo essendo consapevoli, parlando coi numeri, parlando coi fatti, parlando coi dati, non facendo prediche. È inutile perdere tempo pensando di essere migliori noi e predicare agli altri, è una perdita di tempo. Quello che possiamo fare veramente però è raccontare ciò che è per quel che è e spiegare che quel che è stato in questi ultimi anni è stato devastante, ha fatto solo male, e se non ripartiamo immaginando il bene e sapendo che il bene c'è e noi lo decliniamo con una radice che è anche religiosa e non dimentichiamo di proclamarla, e se noi cominciamo a fare questo percorso, io penso che l'incontro con tanto popolo sarà un incontro interessante, importante e per certi versi anche incoraggiante, pieno di speranza. Vedete, vi raccontano che il mondo sta andando da una certa parte, ma non è vero. Il mondo va in direzioni diverse. C'è un mondo dove la persona è ormai reificata, cioè è diventata una cosa. Il bambino te lo compri con l'utero in affitto dopo una transazione finanziaria, la donna è un fattore di produzione, cioè una merce. La conseguenza terribile quando tu hai reificato la persona, cioè quando è diventata una cosa, è che la cosa fallata la elimini. E infatti ecco la cultura dell'eutanasia, ecco la cultura dell'aborto sistematico. Poi c'è un altro mondo che crede alla dignità della persona, dal concepimento fino alla morte. E io credo che questo sia il grande scontro del XXI secolo. E non è risolto, non è che hanno già vinto i cattivi, anzi io dico sempre, alla fine vinceranno i buoni. Mi sono accorto, per esempio, che io, che trascorro molto tempo negli Stati Uniti, non avevo una grande simpatia per un uomo che si chiama Donald Trump, no? Non era proprio nel mio DNA, diciamo, essere vicino a Donald Trump, che era partito poco più di 2 anni fa con l'1% dei voti all'interno delle primarie repubblicane e tutti lo consideravano più o meno un buffone. Sapete com'è andata a finire quella storia, no? È successo che io fossi in America quando c'era l'ultimo dibattito tra Hillary Clinton e Donald Trump. Si è parlato a un certo punto di vita e Donald Trump ha proposto a Hillary Clinton di cancellare l'infamia della partial birth abortion. Hillary Clinton si è rifugiata nella sentenza Roe vs. Wade, una sentenza del 1973, tutte queste vicende le trovate raccontate nel libro, che dà il via libera con questa sentenza all'aborto negli Stati Uniti, dicendo che il bambino è pertinenza del corpo della donna. Con questa sentenza si sono legittimate talmente tante atrocità che si è arrivata a fare, appunto, in alcune cliniche che si chiamano Planned Parenthood, che sono i principali finanziatori di Hillary Clinton, il cosiddetto aborto a nascita parziale. Il bambino viene fatto nascere anche al 9° mese, viene tenuta la testa dentro il ventre materno e viene schiacciata mentre è nel ventre materno. Donald Trump ha detto: io a questa pratica voglio dire un no definitivo, un ban. La Clinton ha detto: no, secondo me fa parte della libertà della donna. Secondo me in quel momento Hillary Clinton ha perso le elezioni, perché un segmento di persone come me, che non erano trumpiane, hanno detto: no dai, davanti a una cosa del genere il voto si sposta dal consenso o dall'astensione al voto a Donald Trump. Sono personaggi strani, ma sapete che c'è? Dio sa far luce attraverso le lampadine fulminate, come dico sempre. E io poi dopo me ne sono accorto di questa presidenza un po' strana, no? Che però mette poi alla fine un pro-life alla Corte Suprema, che fa delle scelte molto precise togliendo i fondi a Planned Parenthood sulla parte internazionale. Poi non so se avete visto, anzi non l'avete visto perché in Italia non è stato raccontato per niente, ma il 4 luglio, che è una festa importantissima negli Stati Uniti, la festa dell'indipendenza, Donald Trump ha voluto trascorrere fuori dagli Stati Uniti. Cosa piuttosto anomala, non lo fa mai il presidente. Ed è andato in Polonia, a Piazza Kraszynski, che
che è la piazza di Varsavia più grande che c'è, dove 1 milione di persone l'hanno salutato, e lui ha tenuto un discorso in cui ha detto al popolo polacco, che era stato schiacciato, come sapete, nella storia dal nazismo e dal comunismo insieme: voi siete stati oltraggiati e avete vissuto la notte della vostra libertà. Per decenni è stata tolta anche la possibilità di pregare. Poi però, partendo dagli ultimi, dai cantieri Lenin di Danzica, alcuni operai, tenendo in mano un'immaginetta di una Madonna nera, la Madonna nera di Częstochowa, guidati da un uomo santo che li chiamava alla libertà, si sono alzati in piedi e hanno sconfitto un regime, proclamando e chiedendo solo 3 parole. We want God. Noi vogliamo Dio. Dentro questo c'era la vostra libertà. E io mi chiedo dov'è un leader in Italia che avrebbe il coraggio di fare un discorso di questo genere. E sono tanto, tanto, tanto invidioso del popolo americano, che chiunque sia il presidente, alla fine di un discorso sentirà sempre dire Dio benedica l'America. E noi ci vergogniamo. La patria del cristianesimo si vergogna. Cancella Gesù dalle scuole, lo abbatte, lo umilia. Gli stessi cristiani nelle parrocchie dicono che bisogna, però insomma adesso non diamo troppo fastidio. Anzi, sapete che c'è Emma Bonino, la portiamo proprio a predicare sugli altari. Successo, è pure questo è successo quest'anno. Matteo Renzi, a Boldrini, tutti sugli altari. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va, perché nel frattempo le invasioni alle porte, non so se ve ne siete resi conto, ma insomma, questi prendono, arrivano, sbarcano a centinaia di migliaia, ammazzano, cioè succede di tutto. E noi tranquilli, zitti. E invece o capiamo o moriamo. Perché questa forza è una forza terribilmente motivata dalla fame, dalla volontà d'espansione e da un credo religioso ostile nei confronti del cristianesimo. Puntano a Roma, in ogni video di propaganda dell'ISIS troverete sempre un miliziano che punta il coltello verso Roma e verso San Pietro. E noi un po' lì, un po' timidi ad abbattere le nostre stesse certezze valoriali. Pensate che per scrivere questo libro e trovare qualche filosofo che dicesse che senza religione non c'è civiltà, sono dovuto andare a scomodare Michel Onfray e Michel Houellebecq, che sono filosofi marxisti e atei. È la verità. In questo libro troverete le descrizioni più lucide sulla crisi della nostra civiltà, che è una crisi religiosa prima di tutto, analizzate dai filosofi marxisti e atei. I cattolici dicono, vabbè, dai, insomma, dialoghiamo. Vediamo un po', non facciamoci troppo vedere radicali, se no dopo ci tolgono l'8 per 1000, è un guaio. Che questo. E allora, però i laici cattolici hanno una cosa bella, sono tignosi, hanno fatto una battaglia straordinaria, credo, quella dei Family Day. Io ho avuto l'onore di parlare a Piazza San Giovanni, ho avuto l'onore di parlare al Circo Massimo e ho visto questa distesa, vi assicuro, anche dal punto di vista emotivo, è stato un colpo enorme, ti arriva un'energia, ma tu hai davanti 1 milione di persone che erano venute là e tutti si aspettavano che gli omofobi, i cattivi, i nazisti, i fascisti, e invece io l'ho detto da quel palco, venite, fate una passeggiata in mezzo e guardate le facce di queste mamme, di questi papà, di questi bambini, di queste nonne, di questi nonni, dei religiosi, delle religiose, e troverete solo facce di amore e sorriso. Siamo qua amando l'Italia e non odiando nessuno. Sono arrivati con le telecamere per cercare la frase omofoba e in mezzo a 1 milione di persone non ne hanno trovato uno che fosse indegno di quella piazza.
Siamo un popolo straordinario. Non siamo sempre bravi a sapere di esserlo. È invece il momento di prendere consapevolezza, di esprimerla anche politicamente. Il popolo, la famiglia è questo. Un'espressione politica fuori dagli schieramenti che dice c'è un'alternativa possibile, potete scegliere stavolta un'altra cosa. Perché non siamo rappresentati, evidentemente, visto che queste leggi sono state varate dal centrosinistra, spesso con la collaborazione del 5 Stelle e con l'apporto determinante di eletti del centrodestra. E quindi la nostra scelta è quella di rappresentarci da soli e di dire all'Italia, guardate che c'è un'altra strada, complicatissima, faticosissima, dura come è stato duro oggi per me parlare, come sentite, senza un filo di voce. Però che è la strada della verità e noi dobbiamo essere, lo dice l'ultima pagina del libro citando il cardinale Giacomo Biffi, cristiani consapevoli della verità, essendone consapevoli pronti a testimoniarla. E come diceva il cardinale, che aveva una berretta rossa non a caso, quella berretta rossa per un cardinale significa usque ad effusionem sanguinis, fin anche a dover spargere il proprio sangue per difendere e testimoniare questa verità. Noi siamo diventati un po' cattolici comodi, che già quando ci arriva un insulto su Facebook, perché non li blocchi? Perché non li blocchi? Sulla mia pagina, sapete, io ho di tutto, insomma. Mi scrivono tante simpatiche cose, insultano mia moglie sistematicamente, augurano a mia figlia di 7 anni che muoia impiccata, cose terribili. Ma noi ci dobbiamo esercitare a questo, perché non ho mica letto solo io nel Vangelo che, hanno, che c'è scritto hanno perseguitato me, perseguiteranno voi. Che siamo diventati, ragazzi, cattolici di questo paese, mica solo 2000 anni fa finivano al Colosseo. Il mio maestro politico si chiama Roberto Ruffilli. Quando ero ragazzo, adolescente, andavo a queste scuole di formazione bellissime, in cui il principio era che chi andava a scuola di formazione non doveva parlare, doveva solo ascoltare. Roba seria, insomma, per 2 anni. Bene, questo docente di questa scuola di formazione, professore universitario, consigliere del Presidente del Consiglio, senatore, un giorno torna a casa, un giorno nel 1988, trova 2 ragazzi che gli entrano dal balcone, lo fanno inginocchiare davanti al divano, gli dicono recita le 2 ultime preghiere e gli sparano 2 colpi alla nuca. Roberto Ruffilli muore così, mica non c'è solo Padre Golbe o i martiri cristiani 2000 anni fa, c'è Vittorio Bachelet, presidente dell'Azione Cattolica, ucciso sulle scale dell'Università La Sapienza, c'è Aldo Moro, ci sono non so quanti cattolici colpiti perché volevano cambiare l'Italia e hanno pagato col sangue, con la vita, con la prigionia. Pensate alla bellezza dell'ultima lettera di Aldo Moro alla moglie, a Nora, che dice Noretta mia cara, siamo giunti, è arrivato, perché è lucido, Aldo Moro capisce che ormai ha un sussulto dicendo il Papa poteva fare di più. Io adesso mi ritrovo qua, è del 3 maggio, l'esecuzione della sentenza, come dissero i brigadisti, era del 9 maggio, e passa in rassegna l'abbraccio a tutti i parenti, alla fine saluta sua moglie dicendole non so come ci vedremo dopo, con questi miei piccoli occhi mortali, ma se ci fosse luce sarebbe bellissimo. Siamo stati questo, siamo questo, siamo figli dei figli di una grandezza enorme. Non fatevi raccontare che deve arrivare qualcuno dall'Olanda, dal nord Europa a insegnarci il progresso. Perché il progresso siamo noi, lo siamo sempre stato, è qui il progresso. Il progresso è a quelli che vi dicono, come dicono a me, bigotto, retrogrado, fascista, nazista. Adesso va di moda medievale, mi dicono sempre medievale. No, sono venuto bene qua. Poi io mi sento sempre con una corazza medievale addosso, diciamo, quindi mi sento comodo con questa idea. Io gli racconto sempre, ormai ho imparato, che io lo voglio con orgoglio raccontare il Medioevo delle abbazie cattoliche dell'VIII secolo che irradiavano, a partire da San Benedetto e da Norcia,
di sapienza l'Europa. Lo voglio raccontare il Medioevo italiano dell'Alma Mater Studiorum, anno 1000, prima università della storia del mondo. Lo voglio raccontare il Medioevo, e a me sono affezionato da cattolico, pure ai papi quelli infami, no? Presente Bonifacio VIII, quello che Dante odiava, poi infame forte quello, quello proprio una bestia. Però pensate un po', veramente Dio fa luce attraverso le lampadine fulminate, e quindi c'è speranza pure per me, insomma. Bonifacio VIII è colui che inventa il giubileo. Nel 1300, cioè il primo giubileo della storia, lo inventa Bonifacio VIII. Lo inventa perché è un simoniaco, vuole i soldi, quindi vuole far arrivare tutti a Roma. Però che succede? Arrivano tutti questi pellegrini a Roma. E non è che c'è il Freccia Bianca per venire a Roma, allora. Quindi arrivano dopo tanta fatica e molti non ce la fanno più. E allora Bonifacio VIII fa aprire il primo ospedale pubblico della storia dell'umanità. Santo Spirito in Sassia, anno 1300. Se voi oggi venite a fare un vostro pellegrinaggio a Roma per il prossimo giubileo, ve lo auguro, del 2025, tra 7 anni, fatevi una camminata e quando arrivate a Via della Conciliazione, prima di entrarci, buttate un occhio sul Lungotevere. A sinistra, 718 anni dopo, c'è ancora l'ospedale di Santo Spirito in Sassia che dà conforto agli ultimi e gli ammalati, perché noi siamo la radice che resta. Noi siamo i secoli dei secoli. Questa è l'Italia. Questo è ciò che noi siamo. Il progresso non è altrove. Il progresso siamo noi. Il progresso è la nostra capacità che c'è sempre stata di innovare e guardare all'altro con amore e con giustizia. Questo è ciò che siamo stati, ciò che saremo, e lo siamo perché la radice profonda ha un solo segno evidente ed è la croce di Gesù Cristo. Grazie davvero. Grazie, grazie davvero a tutti voi. Di solito quando finisce questa parte dei convegni lascio sempre un po' di spazio per le domande. Oggi purtroppo la voce è proprio esaurita, quindi non riesco a fare delle risposte di questo genere. Ma siccome ho visto che molti di voi hanno già il libro, chiunque vuole si può avvicinare qua e parliamo viso a viso, va bene? La risolvo in questa maniera e perdonatemi se non riesco ad andare oltre perché la voce l'ho veramente finita. Grazie davvero a tutti, grazie Ascoli, ciao. Chi ha il libro ovviamente glielo firmo intanto che sto qua, grazie.